Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Assassin's Creed. Allora, sì, un attimo, arrivo. Inizia missione. Vediamo che dobbiamo fare. Solo 1000 real per quelle mappe. Quanto sarà? 100 sterline al massimo. Come può un uomo diventare ricco se dei pidocchi come Torres governano il mondo? Avete mai lavorato in una piantagione? Sapete che ho in mente? Vorrei vedere l'osservatorio di cui parla il governatore. Ha detto che è un aggeggio che può trovare le persone e far vedere dove si trovano. Che idea assurda! Immaginate mia moglie con un tale potere su di me. Beh, pensate a quanto può valere quell'affare. La battuta. Se lo vendo all'uomo giusto, sarò il più ricco dei pirati. Corsari delle Indie Occidentali. Lapsus. A più tardi, Bonnet. In quella casa c'è un saggio che devo vedere, in privato. È ubriacone. No, non hai capito niente. Guarda come mi faccio sgamare su. No, ma i riflessi lenti come la morte sto qua comunque. Cosa stai facendo? Ok. Via. Io che cazzo? Quando sei nascondito in un angolo della zona, che cazzo è? Sì, lo so. Ma perché? Uccide le guardie e la zona di caccia. Ah, già c'è. Ole. Ma cosa? Perché? Non l'ho capito perché. Non urlare. Non urlare. Un blanco claro. Dai, ma che due coglioni. Ma che palle, dai. Che due coglioni. Te devo fare un culo. Non hai idea. Devo incaprettare. Ma se magari. Ok. Quanti sono?
No, non mi potevate vedere. Non mi potevate vedere mai. Cazzate comunque. E va a cagare, così va molto meglio. Molto meglio. Apri porta da 1 metro di lontananza. Ecco. Qual è il vostro vero amico? Capitan Fanculo. Bella però. Conducetelo al porto e ditelo a Sevilla con la flotta del tesoro. Un momento, vi ho consegnato le mappe, giusto? Certo, sì. Ma non ci restituirete Duncan Watson. Ai ai ai. Sì, quello che... Ma dov'erano ste cazzo di... Dai un voto, ma siamo pazzi. Che scena indegna. Questo idiota è un uomo finito, caro. Inadatto alla terraferma e pure al mare. Se salterà per fare soldi, sarai tu a soffrire. Padre! Padre! Vieni, amore. Ora tirati su. Che lurido verme! Si sbaglia su di me! Lo spero tanto. No. Tu credi in me, vero? Mi immagini in piedi là fuori, sul ponte di una nave che entra dentro il porto. Ed eccomi, un uomo di classe. Con 1000 dobloni che mi piovono dalle tasche. Con le gocce d'acqua già riesco a vedermi. Che cosa? Non si vede niente. Oh. La cena, cometela rapido. Che succede? Ma che cazzo di... Non ci credo, vera, non ci credo mai. E vieni. Oh. Mortacci. Vieni, vieni. So che vuoi venire, zio. Bravissimo. Mortacci. Come fai a non sentirmi? Oh, bravo. Ecco. Non doveva andare così, ma... Ok. Ecco. Ma dai, non ci credo. Andate tutti a cagare.
Deve essere la missione più facile del mondo. Prendi ciò che ti serve. Ci vorrà un po'. Ci sono tanti prigionieri su queste navi. Li liberiamo, verranno con noi, certo. Allora questo è il piano. Liberare questi uomini. Libera 23, uccide, guarda. Ah, ancora posso farlo. Vieni. Bravissimo. Ciao. Olè. Non cadere! Prendi... Non dovevi andare lì però. Olè. Olè. Mi libero tutti. Navigherai con me. Mi seguirei fino all'inferno, capitano. Mamma mia, l'amicizia. Non deve, ora si butta sicuro con un piede. Come hanno fatto a non vedermi? Forza, certo, questo è veramente un modo di prigioniere minchioni. Ah, ancora lui che controllava. Non mi contrattacca. Vattene a cagare, coglione. Olè. C'era un modo più semplice, no? Vediamo. Dove stai andando? Effettivamente ora come ci arrivo? Non doveva andare così. Dove cazzo si può arrampicare? Ovunque, no? Infatti. Allora. Non ci arriva, però. Oh, sì, ci arriva. Fatto apposta. Hop. No, tu non hai visto niente. Così. Hanno appena ammazzato un tizio vicino da lui. Ma.
Che cazzo sei tu? Non è più un problema. Vattene a cacare. 28 colpi ci vogliono per questo. Dov'è? Dove sono? Liberatevi. Qui un bel brigantino che aspetta solo noi. Ok. Di là devo andare. Tutti in acqua e... Sembra uno sbarco a Lampedusa. Hop. Mortacci. Farò una carneficina. Olè? Olè? Ma doppio non le fai più? Vedo, ok. Vabbè. Ah, non dovevano uscire. Ciao, ciao. Così subito per farli sgamare in allegria. Ne, questa qua è senza suono. Fighissimo. Andiamo su Giamonti. Non mi guardate però. Ah, c'è una scuola qua direttamente. Magari esatto, non sbattere la testa. Uccide il capitano. Mamma mia. Farò un culo. Manco ti immagini. Olè. No, da... Ucci... Olè. Ciao, ciao. Salita a bordo. Mamma mia. È festa in arrivo. Ha ragione. Voi levate l'ancora quanto agli altri. Metà all'albero di trinchetto e metà al maestro. Ma devi già ovunque. No, non mi ricordo più come si. Tenetevi! Tenetevi! No, non mi ricordo più come funziona. No, non mi ricordo più come funziona. Ah, io sto qui. Sono un coglione. Attenzione! La vedo.
Spingetevi forte! Non sto capendo un cazzo! Il nemico spara! Aspetta, capitano! Tenetevi! Tenetevi! Brutta onda, ma morto! Uomo! Spara! Se ci mettono ancora, andiamo per tutti! Rifacciamo tutto con calma, perché non... ho sbagliato tutto. Non mi ero scordato completamente tutto. Teniamo d'occhio a quei galeoni. Non so che mai perdere del tempo. Rompi al fuoco! E poi non spara. Fuoco! Mancato dalla collisione! Fuoco! Brilla pure tutti gli ordini che vuoi! Si mette male qui! Non può essere coraggioso, vivono di noi! Ora. Fuoco in arrivo! Su, salite! Tira tutte le vele! Salite! Date la velocità! Aprite tutte le vele che abbiamo! Fuoco! Mortacci. Pronti all'impatto! Siamo crescendo di forte! Tenetevi forte! È passato. Merda. Dai alla larga da quella! Non c'è più nessuno, no? Cos'è? Non lo capisco. Non l'ho capito. Ma dov'è sta tromba d'acqua? Minchia! Ora l'ho vista. Tromba. Va fatto bene. Dobbiamo resistere. Gira. Merda. Ma che cazzo sta succedendo qui? Tutto. Mi sta portando dove cazzo vuole lui il vento. E le onde. Merda, questo mi scassa. Forse riesco a passare. Vediamo. No. Dai, no, non ci credo. Che cosa c'è? Ma porca puttana! Dai però! Non vale ste onde della... Abbiamo strappato questa nave dalle grinfie di Nettuno. Sono Edward. Molte grazie per il tuo aiuto. Ad uguale. Mai stato a Nassau, ad uguale?
Non ancora. Per Dio, che sberle che ha preso, vero? Credo che la terrò. Tutti ai posti, gente! Ce ne torniamo a casa! Ho deciso, Ade. La chiamerò Jackdaw. È il nome di un uccello che adoravo da ragazzino, a Swansea. Una creatura oscura, eh? Ti dà fastidio che il capitano della nave sia io? È il genere di cose che ho imparato a sopportare navigando con gente di siffatta onestà. In effetti, molti di loro non ti accetterebbero come capitano. Quale ruolo potrebbe compensare una tale ingiustizia? Sarò il quartiermastro, niente meno. Va bene. Come quartiermastro, hai pronto qualche consiglio per il novello capitano? Ci servono riposo e cibo prima di Nassau. E anche acqua da bere. E magari fare provviste e riparazioni. Ben detto, amico. Potremo cacciare. Troveremo un posto dove gettare l'ancora. Prima ho notato qualcosa nella stiva. Ok, eccomi di nuovo. Si era interrotto tutto. Alcune pistole. Dovrò di farmi una seconda fondina, se riesco. Che vogliono quelli ora? È un buon inizio. E ti fa ridere. Possiamo parlare un attimo delle condizioni della nave? Qualcosa non va. Questa mattina ho attraversato il ponte dei cannoni e ho visto cose a dir poco terribili. Un mucchio di calcatoi pronti a bruciare. E c'era una miccia ancora accesa. Cristo. E non lontano due barili di polvere da sparo, vicini come innamorati, pronti a scoppiare alla prima scintilla. Sistemeremo tutto bene in mezzo. Invece i cannoni sono conciati da buttare. Le bocche sono ostruite fino in fondo. L'esterno è corroso. Gli scovoli non hanno più peli. Puttame. È così sottile che potremmo tesserlo su un telaio. Per farla breve, ci serve un equipaggiamento in buone condizioni. Non possiamo certo vincere con le grida e gli scherzi. Occupati pure del tuo armamento, Sofì. Ma cerca di non dimenticare la jack. No, certo. Dovremo tenere l'intera nave e la sua ciurma in piena efficienza. Mettete al vento ogni lenzuolo che c'è! State i coltellacci, si corre! Pezzo è qualcosa. Non si capisce un cazzo. Reggetevi forte, dico, spara. Fuoco! Attento, capitano. Capisce un cazzo. Lasciate solo i treni!
No, 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 così no. Ammainate! Ammainate! Amatele bene! Ammainate! Trassinateli all'inferno! Olè. Sì, è un buon lavoro, però non è che devi attaccare me. No. E poi cosa mi spunta? Ripara Jack? Non posso fare niente. Posso solo fare questo. Così. Ci posso passare anche solo vicino? Dimmi lì sì. No, spunta De Breda. Viste? Non so. Foto. Non è possibile che ti ho preso. Ecco. Benissimo. Ocelot. Ah certo, Ocelot. Sono coglione. Preso. L'ho vista. Ma calma. Sono tutte qui. Presa. Olè. Che è successo? Oggetti a fabbricare. Capitano le prime ore. Salve. Salve capitano, trovato qualcosa? Tra desiderio e realtà c'è un oceano, sai. Però ho creato una nuova fondina. Mi manca soltanto... Ce l'ha in teoria. Viene dalla stiva, avevi ragione. Poco meglio di una cerbottana. Ma va bene. Allora, siamo pronti? O dobbiamo aspettare ancora? È meglio salpare. Per me la ciurma brama di tornare alla civiltà. Non c'è civiltà, Nassau. Ma è un posto come un altro per starsene a vedere.
Ah, non pensavo fosse un obiettivo della missione. Sto morendo di sonno. Grazie. Sì. Ah, buono. Tac. Amici tuoi? Vattene carino, corri da papà! Già, eravamo corsari insieme, poi la guerra è finita. Ci vediamo a terra. Ok. NASA. Beh, ragazzi, direi che possiamo interrompere qui. Io mi vado a fare un giro, a comprare cose, bla 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 bla. Ci vediamo alla prossima parte. Ciao!